ben ritrovati anche oggi qui ad LS, lo spazio della società civile, sempre su Radio Articolo 1, sempre sui 103 e 300. Oggi ad LS parliamo di sport sociale, un argomento che ci piace toccare ogni tanto in questa trasmissione che si occupa quotidianamente di associazionismo e terzo settore. Lo facciamo perché la settimana scorsa il ministro dello sport Luca Lotti ha presentato il programma del suo ministero di fronte alle commissioni cultura e istruzione di Camera e Senato. Meno fisco, grandi eventi, formazione, contrasto ad ogni forma di illegalità, impiantistica è la strada maestra, secondo il neo ministro dello sport, per consolidare e rendere sempre più centrale il ruolo sociale appunto dello sport, una cartina di tornasole anche dell'Italia nel mondo. Il nostro compito deve essere quello di rafforzare e rendere più efficace la collaborazione tra i vari livelli istituzionali, associazioni ed enti, così è esordito Lotti, ascoltato appunto dalle commissioni congiunte cultura e sport di Camera e Senato, secondo cui così facendo il nostro paese non solo per l'Italia sportiva investirà davvero sul suo futuro e sulla qualità della vita. Lo sport è una dimensione irrinunciabile di sviluppo sociale, un formidabile volano di crescita. Le sue parole, sviluppo, inclusività e sostenibilità, rappresentano le linee programmatiche del mio mandato per far sì che lo sport, da risorsa formidabile qual è, si trasformi in una ulteriore ricchezza per il nostro paese. E allora capiamo come la più grande associazione sportiva italiana di sport per tutti, la UISP, ha recepito queste promesse, le promesse del neo ministro, e per farlo abbiamo al telefono il presidente proprio della UISP, Vincenzo Manco. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora Manco, il ministro Lotti parte col piede giusto, così insomma la UISP ha accolto il programma del suo ministero, del ministero appunto del ministro Lotti, che è stato presentato di fronte alle commissioni cultura e istruzione di Camera e Senato martedì scorso. Spiegaci un po' perché questo giudizio così positivo. Abbiamo ascoltato parole importanti, abbiamo letto impegni importanti, sicuramente soprattutto perché riabilita, diciamo così, un tavolo di concertazione presso il Ministero e quindi qualifica, seppur senza portafoglio, la sua delega. È un ministro e quindi come tale pone all'attenzione delle Camere e quindi del Paese, del sistema sportivo, un programma che io oserei dire è assolutamente ambizioso. Un tavolo di concertazione nel quale è riconosciuta la pluralità dei soggetti, il rapporto necessario con la scuola, dove anche qui riconosce, diciamo, la possibilità di accesso della pluralità dei soggetti, interventi sulla legislazione, su alcuni disegni di legge, tra cui il progetto di legge Fossati-Molea per il riconoscimento del valore sociale dello sport, un intervento sui defibrillatori dicendo che si impegna a non permettere più ulteriori rinvii, perché ormai le società sportive hanno investito in formazione per poter essere pronte a questo, a proposito di salute, di certificazione, diciamo, no, sanitaria e quant'altro. Quindi io credo che da questo punto di vista siamo pronti ad accogliere non solo queste proposte, ma quando anche il ministro ha intenzione di chiamare appunto il mondo sportivo, quindi anche la UISP, a dire la propria. Ecco, queste sono, diciamo, le linee guida, le promesse che ha messo in campo. C'è già una roadmap oppure ancora quella va costruita? No, una roadmap ancora non ci è dato conoscere, però credo che di fronte ad un annuncio di quel tipo, seppur il 24, diciamo, insomma, è venuta fuori anche, questo non riguarda soltanto le politiche pubbliche e lo sport, riguarda la stabilità di questo governo. Oggi si dibatte di quella che è la sentenza della Corte Costituzionale, che probabilmente, voglio dire, richiamerà le forze politiche, come si sta facendo, a discutere di legge elettorale e quindi evidentemente anche di elezioni a breve. Speriamo che ciò, almeno per quanto riguarda quel programma, non accada, ma se dovesse accadere
continueremo noi a rivendicare quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Tu prima hai detto, insomma, in grandi linee le promesse di Lotti, io te ne vorrei dire anche altre, perché ha parlato anche di meno fisco per le società dilettantistiche, ha detto, diciamo, sì anche ai grandi eventi, alla formazione, una politica anche di contrasto ad ogni forma di illegalità e poi anche in qualche modo un incentivo all'impiantistica. Ecco, anche su questo, insomma, sono tutte battaglie che più o meno anche la WISP ha portato avanti e sta portando avanti. Particolarmente interessante il passaggio sull'impiantistica e nel rapporto con le periferie, il rapporto appunto con quello che riguarda anche la parte della marginalità, del valore sociale dello sport. Qualche elemento di perplessità, ma non assolutamente per quanto riguarda il tema dei grandi eventi, ma perché spesso e volentieri questo assorbono grandi, diciamo, no, somme di interventi, di contributi, di risorse che probabilmente vengono sottratti a quello che è l'impegno complessivo che invece è stato annunciato. Se così non dovesse esserci, non dovesse essere, noi saremmo particolarmente contenti. Però riconosciamo fino ad oggi che le dichiarazioni sono dichiarazioni importanti. La WISP guarderà con attenzione e cercherà di pungolare il Ministero perché si parta subito con il piede giusto e quindi si convochi quanto prima questo tavolo. Anche sul contrasto ad ogni forma di illegalità, no? La lotta al doping è stato anche uno dei passaggi importanti e immagino, insomma, anche per voi che fate sport sociale, sport di base, questa sia una battaglia universale. Assolutamente universale, la WISP è impegnata da più di 20 anni con una serie di progetti, da Asino Chi Doping a Mamma parliamo di Doping, a Positivo alla Salute, che è l'ultimo che abbiamo fatto nel rapporto con il Ministero della Salute, e quindi, come dire, anche questo è uno di quei temi verso il quale ci permettiamo però anche di suggerire un qualcosa in più al Ministro. Ecco, anche qui si assuma la responsabilità come politica pubblica di intervenire direttamente anche in un rapporto sereno con le agenzie e con lo sport, le agenzie, diciamo, antidoping e con lo sport professionistico, per far sì che si possa mettere in piedi un'agenzia terza nel rapporto con il mondo sportivo, che quindi faccia riferimento non al mondo sportivo, ma che sia assolutamente autonoma e che possa dare una maggiore garanzia rispetto a quello che è appunto la pratica dello sport pulito, perché purtroppo quotidianamente, nonostante gli interventi, ascoltiamo notizie che poi smentiscono le buone intenzioni e la buona volontà, perché c'è da fare un intervento strutturale, quindi un'agenzia terza, non legata, non una convenzione appunto come in Italia con il Comitato Olimpico, ma un'agenzia ad hoc che faccia riferimento al Ministero e che contenga dentro i soggetti che possano garantire la terzietà. Ho letto che nel commentare le proposte di Lotti tu hai detto anche che bisogna assumere un profilo europeo di sport. Che vuol dire questo profilo? Vuol dire che noi in questo paese, nonostante il grande sforzo del libro bianco ormai pubblicato dalla Commissione europea nel 2007, quindi ben 10 anni fa, e che la WISP portò nel dibattito pubblico in un'assemblea nazionale proprio nel 2007 a Tivoli, e purtroppo nulla è stato fatto. La semplice definizione di sport di stampo europeo, che è molto più, diciamo, larga di quella di cui si dibatte nel paese, non è stata recepita. In più noi abbiamo un ulteriore deficit, nel sistema normativo italiano non c'è la definizione di sport, nessuna norma contiene la definizione di sport, si parla che lo sport è un'organizzazione libera, ma nello stesso tempo, cioè l'organizzazione dello sport è libera, ma nello stesso tempo non c'è una definizione. Assumere un profilo di stampo europeo vuol dire avere il coraggio di mettere all'interno di una norma, di una legislazione, di una legge, appunto quella definizione di sport, che allarga i confini oltre le discipline e riconosce la libertà di espressione nella pratica sportiva e nell'attività motoria. Ecco, concludendo, Manco, a proposito di confini e Europa, una delle grandi battaglie che sono state anche vinte dallo sport di base, dallo sport per tutti, dallo sport sociale, la WISP ovviamente capofila, è quello dello ius sportivi. Siamo, lo sappiamo, insomma, in Italia ancora non c'è una legge sulla cittadinanza, è passato più di un anno da quando questa legge è passata alla Camera, però è ancora nei cassetti, nei meandri del
Senato. Proprio oggi c'è una conferenza stampa proprio a Palazzo Madama di tutta la campagna L'Italia sono anch'io, per chiedere appunto che questa legge venga tirata fuori dal cassetto di Palazzo Madama. Abbiamo detto invece come lo sport abbia, sia stato diciamo più avanti, no? E quindi abbia già portato avanti questo ius sportivo, che ovviamente poi chiunque dovrebbe applicare. Non è sempre così, sappiamo come le grandi federazioni, ad esempio quella del calcio, un po' nicchia, però ecco, su questo bisogna fare molto. Non mi pare su questo versante che il ministro abbia detto qualcosa, o sbaglio? No, su questo il ministro non ha fatto nessun passaggio. La WISP è nel cartello appunto dell'Italia, dell'Alleanza dell'Italia sono anch'io. Abbiamo seguito i lavori parlamentari rispetto a quello che è il disegno di legge sullo ius soli. È chiaro che questo è soprattutto per questo paese, per il dibattito pubblico sui migranti, e sui cittadini stranieri, sui nuovi cittadini, sulle seconde e ormai terze generazioni, diventa una conquista di civiltà. Tacere e non permettere ancora oggi, no, per magari tatticismi politici su questo argomento, vuol dire ancora marcare un segno di arretratezza non solo culturale ma anche di riconoscimento di cittadinanza a quei cittadini che, oltre forse a parlare meglio di qualche italiano, la stessa lingua italiana, ormai ne conoscono usi e costumi e li vivono quotidianamente, come tali meritano di avere diritti e doveri, come tutti, insomma, le persone che stanno all'interno dei nostri confini nazionali. Auspico, così come appunto è stato fatto dall'Alleanza Italia sono anch'io, che anche su questo tema ci sia un'accelerazione, ripeto, una conquista di civiltà per tutti e quindi non solo per quelle persone che oggi sono ancora in attesa di avere questo riconoscimento. Passaggio di civiltà per tutti. E soprattutto, insomma, quale migliore occasione? Lo sport è uguale integrazione, lo vediamo sempre, voi lo vedete tutti i giorni, insomma, non è solo una metafora, ma è proprio la realtà. È assolutamente così, perché appunto la metafora che spesso si usa, anche osservando le situazioni difficili, le periferie del paese, delle piccole comunità e del mondo, che lanciando un pallone tutti lo rincorrono, a differenza appunto dei generi, diciamo, degli orientamenti sessuali, ci aggiungerei anche del colore della pelle o dello stesso, diciamo, confessioni religiose. Ognuno rincorre quel pallone e se c'è una porta cercano, diciamo, di mandarla appunto in quella porta lì, e senza porsi nessun problema, nessuna barriera, nessuno stigma, tutti intorno a un pallone, tutto intorno allo sport. Solo questo può essere appunto un riconoscimento grande del valore sociale della pratica sportiva, e conquistare lo ius soli vorrebbe dire un ulteriore passaggio, come dire, appunto di civiltà e di riconoscimento per tutti. Ringraziamo il presidente della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, Vincenzo Manco.